in orario perfetto. Dovevamo partire alle 8:30, ma Skip è arrivato tardi. Potevo andare a prendere dei cavoli nell'orto e allora. E poi Pimpettaro che guida, supervisore Bounce, coordinatore tecnico Skip, yo! Addetto alle ruote Mike, tecnico del suono Boom. La strada, il pieno. Siamo arrivati, incredibile. Beh, la faccia riposata. Gente, la mia soprattutto. Gente che vive. Gente che non ha mai vissuto. Gente che guida. Gente che ha speranza di vedere che cosa si può ancora un po'. Ci faremo arrestare per vagabondaggio e pellegrinaggio. Molesto, ovviamente. Possesso di stupefacenti. Di cocci di porcellana. Cocci di sempre bottiglia. Michael. E Michael soprattutto, che ballerà un ballo napozuelano sopra il Colosseo. Sopra il Colosseo. La tarantella napoletana, senta con cuore umana, musica lieve, sale la fonte della mezzetta pari galera, all'allera, all'allara, tra la chicana e la cara. Sì, tutto bene, raga. Ciao! Colossazio! Colosseo is in the house! Yeah yeah, Colosseo represents! Si spanavano i denti, che busci di culo così, eh? Busci di culo così coi denti, va! Beautiful day! Due parole per beautiful day! The best day ever! Veramente, raga. Due parole per descrivere, tu che sei un bravo narratore. Una cacca. Allora, alle 6:30 stiamo ancora girando per Roma per cercare il contest. Facciamo fatica perché i navigatori, visto sono che ne abbiamo pazzi, tre, non funzionano. Non riusciamo a farli funzionare o funzionavano alle male. Alle 6:30 sono adesso. No, ho detto alle 4:30. Hai detto alle 6:30. Sei disperso. Ho sbagliato. Vabbè, comunque, alle fatto 4 sta che stavamo girando per cercare sto cazzo di contest. Cosa succede? Esatto, episodio 2, si spacca la macchina. Non sappiamo che cosa c'è, dobbiamo aspettare fino alle 7, che viene il carro attrezzi, ci prende la macchina, la porta in deposito. Sembriamo dei naufraghi. Lo paghiamo, naufraghi. 131 euro, poi vedremo cosa fare. Se andare al contest, vediamo cosa fare, se dormiamo qua. Ci picchia cazzi indimenticabili. Ore 11 finalmente, dopo buon 24 ore quasi di sbatti. No, 18 ore, 16 ore di sbatti. Abbiamo saputo che la macchina è a posto e possiamo tornare. Sto cazzo di posto, guardalo lì che bello che è.
come avevamo previsto quasi tutti, la macchina era a posto alla fine. L'unico che aveva previsto il contrario ero io, ovviamente. Il gufo di merda. Si dovrebbe. No, abbiamo fatto una cosa che, se a ripensarci adesso, non so, mi viene la gonorrea, qualche cosa di strano, figa. Facciamo sta cazzo di attraversata di questa merda di Regina, strada. Regina Cieli si chiama. Passiamo tutti, ci giriamo e c'era Michael al telefono che era rimasto indietro. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Stai show true. Big se la cava sempre. Lascia stare, va. Io farei anche un filmato in piedi di Bauz. Senza calze. Allora, non raga, potete sentire l'odore, ma. Allora, se c'era Glash avrebbe, secondo me, offerto cifra indimenticabile per annusare, passare un dito tra le dita dei piedi di Bauz e annusarlo. Thank you for us. Speriamo di risentirci a casa direttamente senza rotture dei cazzo, Ciao.